Benvenuti dietro le quinte in questa puntata, seconda parte dello speciale dedicato ai Promessi Sposi, opera moderna di Michele Guardì, musiche di Pippo Flora. La messa in scena di Guardì ha il merito di dare vita nuova al testo di Manzoni attraverso il fascino dello spettacolo. Imponenti scene girevoli, luci suggestive, musica evocativa, i balletti di massa curati da Maura Stolfi. Ascoltiamo l'intervista con il cast. Promessi Sposi in tour, adesso ascolteremo come hanno costruito i nostri protagonisti, questi personaggi vincenti tra l'altro, perché so che già tutto è esaurito, figuriamoci le prossime date. Io sono la Perpetua e anche madre di Cecilia. Beh, Perpetua è molto molto vicina all'opera, al romanzo del Manzoni, assolutamente, e esce anche molto il mio lato veneto in questo caso. E poi la madre Cecilia, un momento molto molto toccante, devo dire che non so sicuramente come descriverlo, nel senso che dà tantissimo, e anche al pubblico, a tutti, quindi spero che di renderlo al meglio ogni volta. Che cosa c'è di te in questo ruolo? Dei miei due ruoli assolutamente nulla, perché io sono Fra Cristoforo e il Cardinale Borromeo e sono assolutamente distante da questi due, anche se cerco di interpretarli nel miglior modo possibile, però sono assolutamente lontano da questi due personaggi. Adesso parliamo del rapporto con il regista. Ti sei trovata subito d'accordo con come voleva impostare il personaggio? Beh, il personaggio basta semplicemente leggere le liriche che sono state scritte da lui, quindi il suo racconto è talmente palese che c'era semplicemente bisogno di cantarle, di esprimerle, di interpretarle. Quindi sì, assolutamente sono stata d'accordo con lui, con quello che ha scritto. Infatti nella Bambola col velo la monaca di Monza si presenta e presenta quello che è il suo tormento, quest'abito che le viene inflitto e che lei non vuole assolutamente. Quindi in questo devo dire che Guardì è stato veramente grande. Brutta quella bambola, che ti hanno fatto? Un nero dei pensieri che ha, i tormenti ti hanno fatto? Logica, ricordi come ripeto che la vita le dà, ti hanno fatto invecchiare, era un incubo, la bambola, la bambola, la bambola, sembrano cent'anni, lo sa, era solo ieri, ma lei, quindi ci sua stanza dall'anima, i tormenti che sono fatti, i tormenti gli anni miei, ti hanno fatto invecchiare, anche i pianti inutili, ti stancano, ti angosciano, ti invecchiano, questa bambola L'ouverture è eseguita in un'immaginaria sala trucco dove gli attori prendono per mano lo spettatore e lo fanno entrare a poco nel racconto. All'altezza il cast di attori cantanti, i due Promessi Sposi vivono un sentimento intenso ed appassionato. Graziano Galatone con la sua voce e prestanza fisica ci fa dimenticare il goffo impacciato Renzo di Manzoni e Noemi Smorra è una Lucia romantica e forte dei suoi sentimenti. Come ha interpretato questo personaggio nell'epoca contemporanea, rinnovandolo? Ma in realtà non ho pensato molto all'epoca contemporanea. Il riferimento era quello del 600, il mio riferimento è esattamente quello. Poi che il potere si esplichi nello stesso modo, si manifesti nello stesso modo, questo è una... purtroppo è un dato di fatto, è un evergreen, esatto, non passa mai di moda il potere agito in un certo modo. La fortuna è che Manzoni, diciamo, non ha descritto moltissimo il Don Rodrigo né caratterialmente né fisicamente, quindi ce lo siamo un po' inventati, però nella nostra rappresentazione, trattandosi di un musical e quindi dove la drammaturgia la puoi un pochino muovere a tuo piacimento, abbiamo fatto, Michele Guardì ha fatto vacillare quest'uomo di potere soltanto davanti all'amore, cosa che nel romanzo non c'è, e invece lui in un certo punto dello spettacolo, in maniera anche un po' onirica, quasi fosse un sogno, viene attratto da Lucia, cosa che invece non è nella scrittura del Manzoni. Quanto è importante invece per te oggi rispettare il testo e il privilegio di magari interpretare un testo di una certa importanza? Se noi ci riferiamo al testo di Manzoni, è un testo molto ostico, difficile da rendere cantato, no? E l'abilità di Michele è stato quello di teatralizzarlo e quindi renderlo masticabile, no? In modo che abbiamo più facilità nel cantato e anche nell'espressività, nella comunicazione, che arriva in modo molto diretto al pubblico e si vede.
Don Rodrigo, Giova di Tonne, è un uomo infelice e tormentato che finisce per innamorarsi davvero di Lucia. La monaca di Monza, Rosalia Misseri, è sensuale ma allo stesso tempo tenera donna che spasima d'amore per il suo dolce Egidio. Insieme a lui e ai promessi sposi interpreta la struggente Amore che non posso amare. Nei panni di Agnese è una sincera Brunella Patania. Christian Gravina con un'applaudita voce da tenore nel doppio ruolo di Fra Cristoforo e del Cardinale Borromeo. L'innominato Vittorio Matteucci, drammatico nell'interpretazione di un uomo niente, insieme a Gravina conquista il pubblico nel duetto della Conversione solo il silenzio. E adesso parliamo delle scene più belle, più emozionanti di quest'opera. Ovviamente nei miei personaggi, nel mio caso è la madre di Cecilia, dove questa mamma appunto perde la bimba, quindi veramente è struggente all'inverosimile. Per me verrà un giorno dove infliggo la maledizione a questo personaggio qui, a Don Rodrigo, molto bello. Che è un bellissimo pezzo, e il Padre Nostro poi finale che è spettacolare secondo me. Le scene che consigliate da assolutamente non perdere per il pubblico che verrà a vedervi? Ma beh, io sono di parte, La bambola col velo sicuramente. Io, visto che vengono e pagano il biglietto, gli consiglierei di vederlo tutto lo spettacolo. Però certo che poi ognuno di noi ha delle preferenze, per noi lo viviamo dal di dentro, quindi sappiamo un po' di più di meccanismi, della costruzione delle scene, le abbiamo vissute, eccetera. A me il brano che mi piace di più in assoluto a livello di scrittura musicale è Addio ai Monti, che è una scena molto importante perché i due protagonisti sono costretti a lasciare, insomma, ad esiliare, eccetera. Poi ho anche la fortuna di cantare, credo, una delle più belle arie che si intitola Che cos'è questo fuoco? E quindi, ma è tutto bello. Per quel che mi riguarda, abbiamo questo brano, un quartetto molto bello, si chiama Amore Che, è molto rappresentativo, specialmente nel momento in cui viene inserito all'interno dello spettacolo, nel secondo atto. E sono sincero nel dire che uno dei brani che più mi piace è proprio il brano di Chiara, sì, la madre di Cecilia. È il classico brano che ha parte in un modo molto sommesso per poi esplodere sul finale con una grande disperazione da parte sua, sia dalla parte dell'attorialità e del cantato. Notiamo gli occhi lucidi nel pubblico fino ai saluti finali, insomma, diciamo che li stende proprio, detto un po' così. E lo fa da Dio la Luppi. La migliore in assoluto, cioè non potrebbe esserci un'altra madre di Cecilia così brava. Ma la verità. Mi vogliono bene. Un cast all'altezza della situazione, una partitura da opera moderna e una scenografia suggestiva. Un contenitore per una storia immortale dove i personaggi di Michele Guardì sono iconici ma anche molto umani. E la scena finale è un applaudito Pater Noster cantato in coro da tutti gli interpreti sotto zampilli d'acqua che bagnano gli attori in scena, che simulano la pioggia purificatrice provvidenziale che libera Milano dalla peste. Grazie per essere stati con noi e adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao a tutti, seguite sempre Dietro le Quinte e seguite anche noi Dietro le Quinte, quindi grazie a questa trasmissione, un bacio. Seguite Dietro le Quinte, ma seguite noi, non noi Dietro le Quinte, che non vi conviene, che non è un bello spettacolo, comunque seguiteci, grazie. E mi raccomando, vi aspettiamo anche qui per vedere lo spettacolo, ovviamente. Un saluto a tutti, tutti voi di Dietro le Quinte, spettatori o meno, da Gio di Tonno, da Rodrigo, venite a vederci perché insomma il tour è ancora lungo e quindi ci troverete in giro per l'Italia. Ciao a tutti, agli spettatori di Dietro le Quinte, vi aspettiamo a teatro, mi raccomando non mancate.
E adesso Weekend al cinema. Da 10 anni. Cioè 80 anni. Un consiglio prima. Una società di moda assume uno stagista decisamente fuori dagli schemi, un settantenne pensionato che decide così di sfruttare la prima occasione utile per rimettersi in pista. Qualcosa per te. Aspetto sue notizie, signore. Mi dispiace, scusi tanto. Così sei il nuovo autista di Jules. Piacevole pellicola che fa sorridere. Il feeling naturale tra i due protagonisti, la donna capo e lo stagista pensionato, contribuisce a rendere non banale l'assunto e gradevole la commedia. Per fare colpo, infila dentro la camicia. Perché nessuno infila più niente dentro? Datti un'occhiata. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate, www.dietrolequintetv.com per le vostre segnalazioni, info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.